Cosa ti metti stasera? Questo? No, già sto... Ah, buono. Oh sì. Bentornato. Grazie. Ho avuto paura, eh? Ma chi? Io. Anche tu, non te ne sei reso conto. Però ho avuto paura perché tu hai attraversato un periodo a Caserta non bello. Ho fatto l'infarto. Beh. Perché io c'ho un amico, immediatamente appena me l'hanno detto, immediatamente tutti, no? Enzo, al che ho chiamato e ha detto, l'hanno preso per i capelli, anzi per il cappello. Per il cappello. Ma guarda, ho avuto una stagione, ringraziando il Padre Eterno, positiva, ho fatto molti concerti, ed evidentemente era un po' lo stress, un po' dei concerti, ho suonato molto quest'estate e poi ho fumato molto. Aia. Ho fumato molto. E dopo un concerto mi è venuto un dolore al petto che non avevo mai provato poi. Io sono stato sempre bello, forte. Facevo le analisi sempre e usciva sempre toro. Il risultato era toro, però la vita è imprevedibile, sì. Dopo 20 minuti è arrivata l'autoambulanza, finito il concerto, ho fatto anche le foto, tutto, a un certo punto non ho capito niente più, però non sono svenuto, ero in piedi. Ma tu sei stato sempre cosciente? Sempre. Ah. Sì, tutto. Non... Ma tu capivi che era una cosa grave o no? Io l'ho capito subito, perché era un dolore che non avevo mai. Mi sentivo anche la gola che si stringeva. C'è una cosa strana. Io dissi subito, chiamate un'autoambulanza. È arrivata 20 minuti dopo e poi ci volevano altri 20-30 minuti per l'ospedale, insomma. Però sono stato sempre sveglio, con questo dolore forte. E così, insomma, sono stato a Caserta, in questo ospedale, devo dire la verità. Ok, sei tornato alla vita alla e grande. Poi ti è nata una bambina. Poi mi è nata questa bambina. Come Maria Luna si chiama? Maria Luna. È bellissima. Sai, la vita è strana, hai visto, è imprevedibile. Da un lato c'è... Da un lato me ne stavo andando, l'altro lato invece è nata la vita, la nuova vita. E io mi trovo in mezzo a tutte queste due cose. No, io sto in mezzo, perché qua ci sta la paura di quello che è successo e qua ci sta invece la bellezza, la voglia, capite? Insomma, però sono felice, sono contento, mi sento bene. E stasera ti esibisci in trio? Stasera sono in trio. E con, Piero Gallo? Sì, Piero Gallo alla mandolina e Erasmo al violoncello, io alla chitarra. Sì, così, senza percussioni, senza batteria, senza niente. E prima mi raccontavi che porti poesia, perché la poesia è importante. La poesia è... Guarda, uno parla di rivoluzione. Tutti vogliono fare questa rivoluzione culturale. Ma se tu non emozioni le persone, non illumini la parte essenziale delle persone, che è lo spirito, le stanze della cultura, della bellezza, non si accendono. Bisogna accendere queste stanze della bellezza, di dove... La poesia è uno strumento potentissimo, capito? Perciò ho creato questa situazione in trio, per arrivare direttamente al cuore, insomma, senza passare per gli uffici della razionalità, una ritmica, insomma, in 6 ottavi, in 5-4, sa, tutte queste cose, direttamente così, voce, contenuto del testo, melodia, poi con due musicisti straordinari, due grandissimi talenti, insomma, insieme c'è anche la magia dell'arte di fare, ecco, devo dire la verità, non voglio... È stata una bella situazione. Per me la rivoluzione è questa, emozionare
illuminare le persone, farli sentire, perlomeno alimentare lo spirito, che è la parte più importante dell'umanità. Buona musica. Grazie, caro. E mo vado. Thank you.
sono nata pulita dall'aria tu dico, ma non vuoi sentire. Io sono l'erba cattiva e stai certo non muore. Sto sempre aspettando che passa una fronte e mi venga a trovare. Voglio ridere ancora, aspettando la sera, che si fanno uscire, e se ne scendo solo, se ne scendo ancora, si resta solo. Parlami in tuo sonno, amore, e non mi scende nuovo, non me ne porti niente, si passa ancora un tempo. A te non ti fa niente, a me sapere io viento, insieme a un argento che ci ha stimato a te. A te. A pace, a pace è come a pesce, e a mettere un coppo a fuoco, chi la non è capace. Chi la non è capace, metto fuoco sotto la pace, metto fuoco sotto la pace, chi non è capace. La bocca è come il rosso, quando parla d'amore, le mie spine in dir parole. Quando parla d'amore, le mie spine in dir parole. Le mie spine in dir parole, lo si dice amore. La vita è come la morte, stanno vicini a casa e non so non appicciato. Stanno vicini a casa e non so non appicciato. Non so non appicciato, solo una cosa. E tu figlie Mari, tu non si manca nato, già sei stato condannato. Tu non si manca nato, già sei stato condannato. Già sei stato condannato appena nato. Thank you.
Wow.